Come ogni giorno dal martedì al venerdì, perlomeno, abbiamo in collegamento la nostra Mattea Guantieri. Buongiorno Mattea, buon venerdì. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ecco, cosa mangiamo oggi? Dicci. Allora, ricordando sempre che la sfida è sull'integrale, sì, esatto. Oggi si cucina una torta salata integrale con ricotta e spinaci. Buona. E quindi buona, buonissima. Vi occorrono 300 grammi di farina integrale, sì, olio extravergine d'oliva, acqua, 300 grammi di spinaci surgelati, 100 grammi di ricotta, sì, un uovo, 2 cucchiai di parmigiano, 1 cucchiaio di uvetta e 50 grammi di pinoli. Anche l'uvetta, questo mi incuriosisce molto. E anche i pinoli, sì, si stanno bene, sì, secondo, sì, me, con gli spinaci. Allora, dovete mettere in ammollo l'uvetta in acqua tiepida. Dovete saltare gli spinaci in padella con un paio di cucchiai di olio fino a che non saranno appunto asciutti, sì, mescolarli con la ricotta, con l'uvetta che avrete frizzato, i pinoli, sì, l'uovo e il parmigiano. Preparate l'impasto mescolando la farina, 5 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un pizzico di sale e acqua fino a quando non formerete un impasto morbido e lavorabile. Sì. Poi lo stendete su un piano infarinato per avere appunto una sfoglia sottile. Mettete a questo punto la sfoglia in una teglia e aggiungete il ripieno ripiegando all'interno i bordi. Chiaro. Cuocete fino a 180 gradi, per circa 30-40 minuti a seconda insomma della ventilazione del forno. Poi ricotta e spinaci è sempre un abbinamento che, che sì, funziona. È una cosa, funziona. In questo caso la farina integrale, come ovviamente tutte le... gli alimenti integrali contengono molte fibre, sali minerali e vitamine del gruppo B, sì, anche in questo caso come sempre abbiamo consigliato meglio prenderla biologica per la questione dei pesticidi. E poi per quanto riguarda gli spinaci, ovviamente è un alimento che contiene molti sali minerali, molto calcio, ferro, antiassidanti. Sì. In questo modo, secondo me, i bambini riescono anche a mangiarli, visto che gli spinaci sono sempre, diciamo, la nota dolente, sì, almeno per, sì, quanto riguarda, vero, la cucina per i figli. E poi la ricotta, che contiene proteine facilmente digeribili, pochi grassi ed è ricca di calcio. Infine i pinoli, che sono appunto una frutta secca molto, molto buona e ricca di proteine. Ecco, quindi gli spinaci, per far mangiare gli spinaci ai bambini, magari si può anche far vedere Braccio di Ferro, no? Così vogliono ma diventare... Ma i miei sugli spinaci non li convinci neanche in quel modo, però. Va bene, va bene. Allora puoi provare con questa ricetta, con l'uvetta. Esatto, proverò. Perfetto, Matteo, ti ringrazio e ci risentiamo martedì. Va bene, ciao. Ciao. Ciao.